le firme sono state tutte quante autenticate e non c'è stato comunque l'aiuto di nessun altro membro di qualsiasi altro partito. È stato tutto quanto, è venuto tutto quanto alla luce del sole, sono state raccolte comunque in mezzo alle persone e si sono dati da fare tutti quanti i candidati all'interno della lista. Io oggi presenterò ufficialmente la lista, sono tanti ragazzi di 18 anni, tanti ragazzi di 20 anni, è ovvio che comunque ci sono anche delle persone che sono oltre 35 anni, ma come avevo già anticipato che comunque ci sarebbero state delle persone anche con una certa età, quali rappresentanti delle categorie. Per quanto riguarda, cioè, sinceramente non capisco questa accusa dal momento soprattutto che loro sono stati i primi a ritirarsi dal campo, nessuno gli ha detto a loro di non presentarsi o quant'altro, si sono legati, non si sono più presentati come lista civica, ma si sono voluti legare comunque alla candidatura di Franzinelli. Noi abbiamo proseguito il nostro cammino, credo che sia stato un cammino regolare, sono contenta di quello che abbiamo ottenuto, di quello che stiamo ottenendo e anche dei riscontri che stiamo avendo nell'ambito dei gazebo, in cui io non ho visto mai cioè, adesso è un mese che io faccio gazebo sabato e domenica e non ho mai visto loro muoversi o attivarsi in nessuna iniziativa, per cui adesso non lo so se loro siano stati esclusi per 16 firme o meno, quello sono le regole del gioco, noi infatti proprio per questo ne abbiamo presentate 470 di firme, di certo con 470 firme voglio dire, non credo che sia dovuto all'aiuto di nessuno, tra l'altro raccolta in poco tempo proprio perché eravamo in ristrettezza per la presentazione della lista. Per quanto riguardava soprattutto i candidati, per quanto riguarda la ragazza che si è voluta ritirare, in un primo momento ha dato la disponibilità e voleva comunque candidarsi, in un secondo momento ha detto che non se la sentiva, per cui è nata questa cosa, ma non è che si è presentata con il proprio avvocato, l'avvocato Matinella è consigliere comunale, è nostro amico e soprattutto un propulsore di questa lista, ci ha affiancato in tante cose, la signora, la ragazza lo conosce benissimo, infatti voleva appoggiare questo progetto, solo che in un secondo momento non si è sentita e si è tirata indietro. Questo sicuramente non era quello che volevamo perché volevamo presentare una lista di 32 candidati, purtroppo è andata in questa maniera, però in qualsiasi caso sono state esperite, diciamo, tutti quanti i metodi giusti, corretti, nel senso non è stato, è venuto tutta la luce del sole, non abbiamo fatto nulla sottobanco di certo, anzi si sono seguiti tutti quanti i percorsi corsi necessari, si è andati in prefettura e si è eseguita la cosa, certo non è che noi abbiamo detto no, resta candidata, al momento in cui uno non si sente più, cioè, si è seguita la procedura che bisognava proseguire.